Vorrei prima di tutto Lidia invitare ad ascoltare insieme a noi questo servizio realizzato dalla nostra Monica Peruzzi, che anche lei conosce e che ci fa un pochino il punto sulla situazione, su quanto è accaduto nell'ultimo anno. Eccolo qua. La prima è stata Carla Quattribossi, era domenica 5 gennaio alla periferia di Milano. In quello stesso giorno un'altra donna, Concetta Di Pasquale, veniva uccisa a Catania. Da allora, da nord a sud dell'Italia, il 2020 si è trasformato in un anno da incubo per le donne. Nella maggior parte dei casi, uccise dall'uomo che diceva di amarle. Il lockdown si è rivelato una trappola mortale. Negli 87 giorni di chiusura per l'emergenza virus sono state uccise 44 donne, il 75,9% dei delitti in ambito familiare e affettivo. Una donna uccisa ogni 2 giorni. Il lockdown ha di fatto triplicato gli omicidi di donne, poiché fuori da quel periodo questa terribile conta si fermava a una vittima ogni 6 giorni. Fra marzo e maggio, l'1522, il numero di aiuto contro la violenza, è stato chiamato il doppio delle volte rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono aumentate le segnalazioni, ma diminuite le denunce per il timore di dover fare i conti con il proprio aguzzino. A tutto questo va sommata l'incertezza economica lasciata dal virus, che ha reso le donne ancora più vulnerabili e ancora più sotto scacco dei compagni. Fra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, l'occupazione femminile ha perso 470.000 posti di lavoro, per un calo nell'anno del 4,7%. Su 100 posti di lavoro persi, il 55,9% sono di donne. Non è difficile capire perché, secondo l'Istat, l'identikit di chi entra in povertà sia quello di una donna, mamma di 2 figli. Monica Peruzzi, Sky TG24. Vedo che Lidia annuiva mentre ascoltava in particolare l'ultima parte di questo servizio che ci racconta anche di quanto sia importante evidentemente poi per le donne anche fare delle conquiste economiche, che significa essere donne indipendenti, significa essere libere. Vorrei che ci raccontasse Lidia.